Ci sono tante cose che ci fanno dannare quando siamo in casa, le bollette, i consumi, e quest'oggi vogliamo sentire qualcuno che ne sa più buongiorno. Di noi. Diamo un buongiorno a Barbara, Barbara. Segretario generale di Consumerismo, che quest'oggi ci aiuterà a mettere un po' di ordine nelle nostre bollette soprattutto. Noi vediamo tantissimi elettrodomestici qua, poi pian piano ci dirai come possiamo, quali accorgimenti possiamo adoperare, ma in linea di massima, per consumare, per evitare quelle stangate in bolletta, quei maxi sprechi, che cosa possiamo fare in linea generale? Consumare meno. È l'unico modo, non c'è altra via. Bisogna stare attenti, acquistare degli elettrodomestici che siano molto funzionali, quindi quando si va a cambiare un vecchio elettrodomestico per uno nuovo, sceglierne uno che abbia delle caratteristiche appunto che riescano a far risparmiare energia, tenerli puliti. Forse sembrerà strano, ma sbrinare il frigorifero piuttosto che tenere il forno pulito, controllare che le prese non siano rovinate, perché anche quello genera dispersione di energia. Spegnere i LED quando si è assenti per molto tempo da casa, staccare le spine degli elettrodomestici che non sono utilizzati. Io non so chi guardare, ragazzi, Guardaci entrambi. È un problema che abbiamo anche noi a questo Vogliamo tavolo. Vogliamo avvicinarci. Senti, allora, facciamo così, io mi metto qua perché diventa sempre un po' più difficile, ti chiedo di fare un passo indietro in modo tale che... Se abbiamo indicazioni, ditecele, altrimenti noi rimaniamo così, altrimenti gli viene il torcicollo. Mi sembrava scortese dare le spalle all'uno all'altro. Lo capiamo. Quindi, Barbara, tutte le lucine rosse, televisore... Le lucine rosse quelle sono i LED. Quando spegniamo tutto. Spegniamo tutto. Ovviamente se siamo dentro casa e magari lo teniamo un paio d'ore acceso non succede nulla. Però se andiamo in vacanza, magari stiamo attenti a staccare proprio le prese, le spine dalla parete, in modo tale che si riesce a risparmiare. Non sono risparmi enormi, ovviamente, però non parliamo... Piccolo risparmio. Però, esattamente, ma... specialmente oggi in famiglie che magari vivono con un solo stipendio, certo. Risparmiare tanti euro su piccole cose, poi alla fine dell'anno cambia, insomma, magari ci si va a comprare un gelato in più. Assolutamente. Barbara, ma le fasce orarie, per esempio, io quando devo fare la lavatrice... Sì. Quando conviene? Bisogna leggere la bolletta, perché al giorno d'oggi, a parte che poi potremmo aprire un tema su, insomma, i prezzi calmierati che purtroppo a fine anno andranno a terminare, ma comunque ognuno di noi ha un contratto con un'azienda diversa, quindi bisogna imparare a leggere non solo le etichette degli abiti ma anche quelle dei nostri contratti, perché spesso e volentieri quelle scritte piccole nascondono dei benefici oppure delle trappole, quindi consiglio di leggere la bolletta con le fasce orarie. E lì c'è scritto? C'è scritto ogni fascia orarie. Quando leggete. Esattamente, quindi non posso dare un consiglio all'uno o all'altro perché magari ci sono fasce orarie differenti, quindi magari dando un consiglio all'uno magari l'altro ha un altro tipo di contratto ed è sbagliato, quindi leggere. Barbara, hai nominato le fasce energetiche, le classi energetiche, allora vogliamo vederle perché appunto essendo cambiate di recente abbiamo un cartello che ci pone la differenza come erano e come sono e tu che ci aiuti a orientarci. Oggi partiamo dalla classe D, quindi comprando una classe D già acquistiamo un buon elettrodomestico e lo troviamo ad un prezzo conveniente, ma io consiglio magari fare un investimento maggiore su una classe che va dalla C alla A, quelle di oggi, perché l'elettrodomestico consuma meno. Facciamo un esempio pratico. Certo. Una lavastoviglie. Allora, se laviamo a mano dei piatti sprechiamo 40 litri di acqua e ovviamente l'energia, ne parlavamo poco fa prima della puntata, a secondo se utilizziamo l'acqua caldissima o l'acqua fredda poi cambia, no? A livello di energia elettrica, sì. No? Di caldaio o di gas. Se invece utilizziamo una lavastoviglie con una vecchia classe A, che adesso è una D, utilizziamo 15 litri. Con una classe A odierna ne utilizziamo 7. Mi sembra il risparmio molto evidente in un anno, calcolando che ogni giorno si fa una lavatrice e una lavastoviglie, scusate. Anche la lavatrice è molto dispendiosa in classe energetica e per l'acqua. Circa 40 litri di acqua si consumano per una lavatrice, però quella è indispensabile, non ne possiamo fare a meno. Barbara, sono tanti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, dopo li analizzeremo uno per uno, anzi... Tu Giacomo, io una cosa volevo sapere, tu quando lo sbrini il frigorifero? Allora, sullo sbrinare il frigorifero già sentendo quello, perché normalmente ci parliamo anche prima della diretta, io già mi sono detto, ecco, arrivo a casa quest'oggi e sbrino il frigorifero perché mi non raccomando, lo faccio praticamente fallo, mai. Barbara, ci aspetti, noi torniamo tra qualche minuto. Io recupero la cartellina. Con Barbara Molinario, segretario generale di Consumerismo, stiamo cercando questa mattina, di buon mattino, di mettere un po' in ordine quelle spie accese, quelle cose che ci fanno consumare elettricità ed energia inutilmente. Insomma, cerchiamo di risparmiare un po' sul portafoglio, di fare anche del bene all'ambiente.
Barbara, tu sei proprio vicino a uno degli oggetti che più spesso si vedono ormai nelle nostre case, sì, ossia le macchinette del caffè. Ma che, sì, ci puoi dire di quella? Beh, la vita odierna non ci permette di fare la classica moca, che forse rimane il caffè più buono di tutti, quindi chi ha la possibilità può continuare a fare quello, ma questo ci aiuta tantissimo perché con un pulsante riusciamo ad avere un caffè in maniera veloce. E Giacomo ogni mattina quando arriva in redazione la prima cosa che fa... Esatto, ma io a casa c'ho la moca perché sono all'antica. Comunque, detto questo, è ovvio che ci aiuta tantissimo in fatto di risparmio, ma non si risparmia affatto né in ordine energetico e tantomeno in ordine ambientale, perché si crea tantissimo rifiuto, specialmente con le cialde. Quindi quello che consiglio di fare è che, se si deve cambiare la macchinetta, di comprarne una con i chicchi di grano che vengono macinati al momento, così si risparmia il costo della cialda, perché mediamente un buon caffè costa 30-33 centesimi a cialda, invece si risparmia notevolmente con il chicco. E poi si risparmia anche in ordine ambientale, perché è vero che si può riciclare, ma bisognerebbe differenziare, quindi aprire la cialda, gettare via il caffè utilizzato nell'umido e invece recuperare la cialda. Chi lo fa? Quanti di voi a casa lo fate? Lo fanno? Esatto. E poi inoltre si risparmia anche a livello economico, appunto perché il caffè costa molto meno. Quindi auspico insomma che si vada verso questa direzione, proprio perché non dobbiamo più parlare di differenziare, riciclare, riutilizzare. Dobbiamo spostare l'attenzione nel non produrre creare rifiuti. Esatto, non produrlo proprio alla base. Come si fa? Facendo delle scelte consapevoli, acquistando frutta e verdura non confezionata in plastica, ma magari nel sacchetto della carta, che ovviamente è riciclabile e ha un costo energetico anche nello smaltimento molto più basso rispetto alla plastica, che poi come sappiamo rimane per sempre purtroppo nell'ambiente. Sapete quanta plastica noi ingeriamo inconsapevolmente in un anno? Circa l'equivalente di una carta di credito ogni anno, ognuno di noi, e che poi rimane nel nostro sangue. Ma poi facciamo magari un'altra puntata su questo. Sì, perché è molto interessante, Barbara. Sì, ma invece è preoccupante. Assolutamente. Ho una curiosità, sì, perché ora sto cercando casa a Roma e, sì, mi capita di trovare case dove ci sono i condizionatori e non i termosifoni. Lo sai qual è l'elettrodomestico nella scala degli elettrodomestici che consuma di più? Quale? Il condizionatore. Quindi consuma di più. Al secondo posto il frigorifero. Sì, il frigo perché ovviamente rimane sempre acceso, certo, durante sempre l'anno, acceso. Quindi a secondo del contratto che abbiamo e a seconda di quanto è grande spendiamo all'anno tra i 500 euro e i 1200 euro per il frigorifero. Però un elettrodomestico indispensabile ovviamente. Invece il condizionatore, per il condizionatore se ne può fare un uso davvero oculato, nel senso che se noi avessimo degli infissi delle finestre di casa che non fanno passare gli spifferi, già si accenderebbe molto meno. Oppure il classico il salsicciotto davanti alla porta, che è un rimedio della nonna, però funziona perché non fa passare appunto il freddo, ma nemmeno il caldo, perché bisogna stare attenti anche d'estate. Quindi io d'estate non li metto, per esempio. Per esempio invece il caldo passa, perché se la casa è coibentata e rimane il fresco all'interno, per esempio semplicemente tenendo giù la tapparella quando arriva il sole al mattino e non facendo riscaldare la casa, quello lo faccio, e tranquillamente rimane fresca. E al contrario d'inverno, cercare di aprire le finestre solo per fare areggiare casa, perché ovviamente è necessario, perché purtroppo un altro grande problema delle case italiane sono le muffe, perché noi costruiamo in muratura, invece a differenza di altri paesi che costruiscono in legno, che è un grande diciamo isolante. Infatti le case che sono costruite al nord anche in Italia spesso sono in legno e non hanno il problema della muffa. Quindi anche questo potrebbe essere un buon risparmio, tenere le finestre chiuse, però ovviamente fare arieggiare la casa per non disperdere il calore. Barbara, qua tu ci hai parlato di forni prima, qua sì, anche la pulizia dei forni è utile, esatto, qua abbiamo un pulitissimo forno a microonde. Sappiamo però che uno degli elettrodomestici che in casa consumano e che a volte non abbiamo voglia di accendere perché appunto butta caldo è il forno tradizionale. E invece ti stupirò, perché sì, bravo, forno, vedi, invece io lo stavo contraddicendo, bravo, ma lui è bravo. È bravissimo, preparatissimo. Sì, perché vedevo il forno microonde e dico adesso dice che consuma di più. No, è il forno tradizionale che consuma di più, anche più del doppio. Quindi, però c'è qualche tattica per farlo consumare un po' di meno? Il forno tradizionale è cercare di non aprirlo in continuazione, quindi lasciarlo con il suo calore all'interno. Ma ventilato o no? Il forno ventilato consuma meno, perché appunto il calore si sparge in maniera più veloce.
il forno a gas si riscalda in maniera più veloce rispetto a quello elettrico, ma il forno a microonde, ovviamente per le preparazioni adeguate, certo, rimane quello che fa risparmiare di più, perché in ordine il forno a microonde in un'ora consuma 22 centesimi, il forno tradizionale 60, ma il forno a microonde non lo terremo mai acceso un'ora, mentre, certo, il forno tradizionale anche di più di un'ora. Poi un altro segreto è fare più preparazioni contemporaneamente, quindi magari non cuocere solo quello che serve quella sera, ma magari anche qualcosa per il giorno dopo. Esatto, e quindi risparmiare in questo modo. Barbara, grazie, grazie perché ci hai dato consigli utilissimi. Torna a trovarci, grazie, perché a voi, c'è tanto ancora da dire. Giacomo, noi ci fermiamo un attimo. Noi ci salutiamo, ma se abbiamo parlato di elettrodomestici, ci ritroviamo fra pochissimo, dopo la pubblicità, con una macchina fotografica, quella di Lee Miller. A fra poco.